Premio Pico nasce nel 1989 ad iniziativa della locale Cassa di Risparmio di Mirandola, quindi sono ormai 28 anni che questo appuntamento così importante per la città viene fatto, sono 14 le edizioni in quanto il premio ha carattere biennale e con l'edizione odierna saranno circa 50 le personalità premiate, personalità che hanno assunto un ruolo e un rilievo a livello nazionale e internazionale. Il premio ha assunto questa importanza anche grazie al comitato scientifico che lo dirige, che attualmente è presieduto dal professor Rainer Masera e che conta al suo interno diversi accademici, il vice direttore generale della Banca d'Italia e la professoressa Boldrì. Per questo siamo contenti che la Fondazione, ormai da 4-5 edizioni, è titolare esclusiva del marchio e siamo contenti appunto di rinnovare questo appuntamento per la città di Mirandola ogni 2 anni. Nell'esame dei dati quantitativi di elargizioni o di investimenti, come li chiamiamo noi, che la Fondazione eroga a favore del territorio dei 9 comuni dell'area nord, mediamente i risultati di questa analisi dicono che la Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola ha elargito in misura più che proporzionale, in media, tenuto conto delle dimensioni ovviamente correlate delle altre fondazioni, di più delle altre fondazioni bancarie. Gli anni a venire probabilmente vedranno un cambio di strategia, nel senso che daremo una certa priorità e attenzione, maggiore attenzione agli investimenti che faremo nel settore della ricerca e sviluppo per potenziarlo. Abbiamo iniziato la strategia proponendo alla commissione scientifica preposta alla registrazione dei 4 premi Pico della Mirandola un professore dell'Università degli Studi di Modena particolarmente impegnato nel settore della ricerca scientifica. Ricerca scientifica non tanto finalizzata alle pubblicazioni scientifiche, ma soprattutto alla realizzazione di progetti industriali, all'ottenimento di brevetti industriali, alla creazione di start-up nell'ambito del settore delle biotecnologie. Nicoletta Spagnoli è uno splendido esempio di una manager che ha avuto la capacità e l'intelligenza di continuare a sostenere il Made in Italy in una fase nella quale la concorrenza di tanti paesi emergenti ha messo in difficoltà imprese storiche con una buona tradizione. Ha avuto la grande bravura di tenere viva e rilanciare questa azienda nel tempo. Io sono molto onorata e veramente emozionata di ricevere questo premio, un importante premio ispirato alla figura di Giovanni Pico, umanista e filosofo illustre, oltre che uomo esemplare. Il premio che è stato assegnato nel corso degli anni ad alte personalità nazionali e internazionali che si sono distinte nei vari ambiti. Io ho l'onore di guidare un'azienda che ha una lunga storia, è una storia lunga quasi 90 anni. Abbiamo una grande imprenditrice italiana che nel solco della famiglia ha rinnovato un'azienda che era in difficoltà riportandola a livelli eccezionali. Abbiamo un grande economista francese, europeo, che crede nell'Europa e crede nell'Italia, quindi abbiamo due esempi eccezionali che si rifanno al solco evidentemente di Pico della Mirandola, ma anche ai grandi nomi che nel passato sono stati premiati in questa occasione. L'ingegner Ferrari con la sua azienda rappresenta 100 anni di storia di questo territorio, dello spirito imprenditoriale di questo territorio che valorizza le risorse sul territorio e che sa sempre cogliere anche nei momenti più difficili il lato dell'opportunità, facendo sì che poi questi scarichino nel bene comune, quindi non solo dell'azienda ma dei dipendenti e dei clienti il vero valore. Io sono veramente onorato e anche emozionato per questo premio che la giuria ha voluto assegnarmi, a mia insaputa, nel senso che non me l'aspettavo. Probabilmente ha coinciso insieme alla mia vita professionale i 100 anni che l'azienda che io rappresento
compie quest'anno, ha coinciso anche delle cariche di tipo associativo che mi hanno permesso in questi anni di vedere mondi che si devono congiungere e che devono possibilmente stare sempre più insieme, il mondo del lavoro, il mondo dell'impresa, il mondo delle istituzioni. Il premio che oggi mi accingo a ricevere è un riconoscimento che mi emoziona per quello che il territorio rappresenta per me, e vedo che dall'altro lato questo territorio riconosce in quello che noi abbiamo fatto qualcosa di significativo. Si è tenuto presente la natura del premio, che vuole guardare all'umanesimo. Pico della Mirandola, uno dei massimi esponenti di questa corrente di pensiero che si affermò all'epoca, ma torna di grande attualità, e quindi Jean Paul Fitoussi, sia in termini di singoli paesi che in termini di globalizzazione, ha una capacità di rappresentare le questioni che oggi dobbiamo affrontare, che credo vadano esattamente nel senso della natura del premio. È importantissimo per un medesimo, importantissimo per una visione diversa del mondo di quella che abbiamo oggi, che è il mondo centrato sulla finanza. L'umanesimo è totalmente diverso di quello, e ha nel suo cuore la considerazione dell'umano come centro del mondo e come una componente della società che deve essere protetta. E questo è l'umanesimo, e questo che ha dato la nascita a tutti i movimenti che sono venuti dopo, il Rinascimento, il Secolo delle Luci in Francia. Tutto questo è una filiazione di cui possiamo essere fieri.